firma finalmente l'accordo per far sì che Napoli possa avere queste risorse. Che boccata d'ossigeno è? Ma sicuramente è un passo molto importante, questo ci consente di mettere in sicurezza il bilancio, evitare il dissesto che avrebbe comportato la svendita del patrimonio e la privatizzazione delle partecipate. In questa maniera riusciamo ad avere invece a mantenere le partecipate pubbliche, a procedere a una valorizzazione del patrimonio nell'interesse dei cittadini e soprattutto a fare in modo che si possa partire con una nuova stagione di rilancio e di investimento per migliorare le condizioni economiche e la qualità della vita dei napoletani.